Il Po è assetato come l'estate scorsa, ma siamo solo a marzo e lo spettro di una siccità peggiore di quella del 2022 incombe come non mai. Avremo bisogno di investire 1 miliardo all'anno per i prossimi 10 anni per le infrastrutture irrigue. Le risorse ci sono e già oggi i consorzi di bonifica hanno progetti cantierabili per 4 miliardi di euro. Da Mantova a terra d'acqua, con una rete irrigua secolare e una di difesa idraulica quasi millenaria, il presidente dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche Italiane, Francesco Vincenzi, rilancia il piano Laghetti e il tema delle infrastrutture necessarie per fronteggiare le sfide della gestione delle acque e dei cambiamenti climatici. Lo fa nel corso del partecipatissimo convegno organizzato a Palazzo Ducale dai 4 consorzi di bonifica mantovani, coordinati dal Consorzio Mincio, per celebrare i 100 anni di vita dei moderni consorzi di bonifica. Noi vogliamo oggi rilanciare, come abbiamo rilanciato al Paese, quindi abbiamo messo a disposizione del Paese il nostro, insieme col Diretti, il nostro piano Invasi, un piano Invasi che prevede la costruzione di oltre 10.000 laghetti su tutto il nostro territorio nazionale, che ci permetterebbe di aumentare la nostra capacità di trattenimento dell'acqua dall'11 al 35-40%, con un investimento nei prossimi 10 anni che metterebbe almeno in sicurezza quella che è la produzione dell'agroalimentare italiano. Quando bisognerebbe partire però? Perché ne sentiamo parlare ormai da decenni. Noi oggi siamo pronti, ci auspichiamo, grazie anche all'incontro che abbiamo avuto a livello governativo in questa settimana scorsa, che potremo accelerare quel percorso autorizzativo e quel percorso di finanziamento di questi invasi. Noi oggi abbiamo oltre 223 laghetti in avanzato stato di progettazione esecutivo, quindi qualora venisse emanate le risorse necessarie saremo pronti a partire nei prossimi mesi. Il progetto illustrato da Vincenzi è sostenuto in toto da Coldiretti, con il presidente nazionale Ettore Prandini che rilancia. L'istanza che veniva dal mondo agricolo rispetto alla realizzazione dei bacini di accumulo non è data dall'emergenza di oggi, era data da una sensibilizzazione che noi avevamo già messo in campo qualche anno fa, purtroppo inascoltata, perché quando sui nostri territori si chiedeva di intervenire anche nel poter mantenere i bacini di accumulo esistenti, si ascoltavano più i comitati del no che non il buon senso. E poi noi abbiamo diminuito la capacità di accumulo e quindi oggi vediamo che in tanti casi anche quello che potremmo avere a disposizione in realtà non l'abbiamo. È paradossale quello che avviene sul lago d'Idro, dove aspettiamo un intervento per quanto riguarda la cosiddetta galleria degli agricoltori, e dove i continui rimpalli ci portano ormai da più di 20 anni a non vedere un'opera realizzata, e creerebbe semplicemente la condizione di poter sbasare quasi il 50% di acqua in più, che ci metterebbe in una assoluta garanzia e tutela rispetto a quelle che sono le migliaia di ettari che noi potremmo tranquillamente irrigare senza andare in sofferenza. Intanto dall'Università di Milano Claudio Gandolfi, ordinario di idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali, fa il punto sulle indagini che sono state realizzate anche nel territorio mantovano per migliorare l'efficienza idrica. Servono innovazioni, dice, dei metodi irrigui, ma non stravolgimenti. Nel mantovano abbiamo ancora un 70% circa tra irrigazione a scorrimento e irrigazione a sommersione, che sono considerati metodi poco efficienti. Secondo me bisogna lavorare molto per migliorare l'efficienza di questi metodi, e si può fare, e dove è necessario sostituirli con altri metodi, ma non in modo cieco, in modo non meditato. Bisogna scegliere e fare le scelte giuste, anche perché un costo di sostituzione sarebbe enorme e avrebbe degli impatti ambientali molto significativi. Forse è il caso di cambiare anche le produzioni. Abbiamo le colline moreniche piene di mais. Sì, quello dipende soprattutto dai costi energetici più che dalla disponibilità idrica. Una riflessione su quello va fatta, però l'obiettivo dovrebbe essere di dare delle disponibilità idriche che consentano agli agricoltori di fare le scelte culturali che ritengono più efficienti. Servirebbe probabilmente anche rivedere il finanziamento, il contributo proprio ai consorzi? Ma direi che se fossimo in grado di far capire qual è stata l'opera dei consorzi negli ultimi 100 anni, probabilmente la politica dovrebbe capire che siamo gli unici in grado di investire sul territorio in maniera positiva e in maniera
perché il futuro abbia, il futuro non solo dell'agricoltura, perché non si sta parlando solo di agricoltura, ma il turismo, l'idropotabile, tutti quelli che usufruiscono di questa grandissima risorsa dovranno rendersi conto che è una risorsa troppo importante e noi dobbiamo essere i primi a non solo a risparmiarla, ma a poterla utilizzare per i prossimi 30 anni. È evidente che serve una strategia di lungo periodo che interessi agricoltura, la modalità con la quale ancora la risorsa idrica viene utilizzata per l'irrigazione delle culture, delle nostre culture, sulle monoculture, anche sull'utilizzo dell'acqua ai fini industriali, servono nuove infrastrutture di contenimento, ma serve una politica, investimenti importanti, una visione, perché è evidente che non può essere una guerra tra turismo, agricoltura, industria sull'utilizzo dell'acqua, quando il problema vero è che l'acqua sta scarseggiando per tutti.